simulano un incidente tra due vetture con un petardo o una pallina da tennis e attribuiscono al colpo un danno allo specchietto della loro auto, che chiedono di risarcire subito. Si moltiplicano questi raggiri anche nel Piacentino, gli ultimi tentativi fortunatamente sono andati tutti a vuoto. Ieri è successo nei pressi di Centovere e a Borgonovo. Nel primo caso la vittima, una donna di Travo, si è annotata la targa della controparte che chiedeva il denaro, un siciliano di 21 anni, denunciato poi per tentata truffa. Si era dato a precipitosa fuga non appena la signora aveva manifestato l'intenzione di chiamare le forze dell'ordine. I consigli che diamo sono molto chiari, molto semplici, quello di evitare di saldare tutto così sulla strada, perché si può essere vittima appunto di alcune truffe. Spesso questo urto viene simulato, in realtà non, lo specchietto è già rotto, oppure viene simulato un urto lanciando degli oggetti contro la macchina. Quindi evitiamo e comunque affidiamoci a quello che è la prassi ordinaria.